Wow ragazzi, bentornati! Oggi vedremo lo schiantadiga. Arma esplosiva idraulica, spara un potente razzo che libera un'onda d'urto in grado di respingere i nemici. Ricarica lenta. Infatti, per chiunque di voi conoscesse lo schiantadiga, è uno dei lanciarazzi con la ricarica in assoluto più lenta di tutto il gioco, ma all'epoca era il lanciarazzi anche con il maggior impatto di tutto il gioco, ma successivamente sorpassato dal predone metallico per quanto riguarda l'impatto, ma non la respinta. La Epic in questa stagione ha deciso di riportarlo ai suoi albori e renderlo di nuovo il lanciarazzi con più impatto di tutto il gioco. Ma oltre che possedere un impatto così elevato, lo schiantadiga possiede quella statistica nascosta, la respinta, che è probabilmente una delle più potenti di tutto il gioco. Ragazzi, allora, con questo lanciarazzi con doppia ricarica e una sola perk di danno, ovviamente cerchiamo di controllare quanti più smasher possibili. Non mi vado a creare un altro lanciarazzi per fare tanto male, per quello ci pensa lanciarazzi mitico, ci può pensare il piccolo aiutante di Babbo Natale o il deatomizzatore, che era la mia alternativa se ci pensate un po' allo schiantadiga fino a questa stagione, no? Infatti con la velocità di ricarica e due perk di danno critico riuscivo sia a infliggere danno e sia a respingere i nemici. In questo caso con lo schiantadiga possiamo ottimizzare la respinta, ma non possiamo minimamente competere con il danno. Quindi, di conseguenza, il piccolo aiutante di Babbo Natale probabilmente, e dico probabilmente, diventerà un triplo danno critico dopo questo video. Cioè, non dopo questo video, ma comunque dopo questi nuovi aggiornamenti. Però questa è una decisione ancora in forse, ci devo pensare ancora bene. Per il momento lo schiantadiga devo dire che rimane così com'è: doppia velocità di ricarica, elemento energia mi va benissimo, 30% danni, e danni ai bersagli rallentati e intrappolati aumentati del 45%. Perché, come ultimo perk, abbiamo che il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi. Che raga, unito all'impatto dello schiantadiga, unito alla respinta, secondo me la perk di rallentamento risulta ottima. La build che utilizzate passa in secondo piano, nel senso che utilizzo Lynx per un fatto di mobilità, comunque la tempesta di kunai allo stesso tempo mi permette di boostare i danni. Praticamente raga, non mi va di entrare con il costruttore che mi potenzia i danni dei lanciarazzi, personalmente non è un eroe che mi piace particolarmente usare, anche perché preferisco utilizzare magari il costruttore dell'esca infinita piuttosto che costruttori che mi potenziano le strutture. In questo caso quindi ce l'ho messa nella mia build di Lynx, che in questo caso si basa sul totalmente rock, quindi abbiamo esplosioni più veloci, incrementiamo i danni del dispositivo di lancio del 17%, forza di dinosauro, ogni un secondo aggiungiamo il 3% della salute attuale al danno, pronto e carico, dopo la ricarica incrementiamo i danni d'arma del 15% per 5 secondi e rispettivamente due perk per il totalmente rock. Ma vi ripeto che comunque lo schiantadiga è un'arma molto comoda da utilizzare con qualsiasi build voi preferiate. Comunque dopo questo aggiornamento ci sono un sacco di armi che sono molto più viabili di prima. Ho già avuto l'occasione di provare certe armi che magari prima sì erano già forti, ma non così tanto forti come lo sono diventate ora. Quindi che cosa vi voglio dire con questa frase? Innanzitutto vi sto chiedendo di lasciare solo un bel like a questo video. Lasciando like a questo video mi date modo di capire se volete altri gameplay sulle armi che magari sono state potenziate. Magari ovviamente non dedicherò un episodio singolo per ogni arma, in questo caso lo schiantadiga io non ho mai avuto l'occasione di portarlo sul mio canale, quindi forse questa è anche la primissima volta che lo vediamo in azione insieme. Già mi ricordo che comunque quando ho iniziato a giocare ai tempi delle orde si utilizzava lo schiantadiga per respingere indietro gli zombie, in quanto c'erano poche armi, c'erano pochi lanciarazzi, lo schiantadiga si sa, comunque le armi idrauliche sono quelle con più impatto di tutto il gioco, o almeno così dovrebbe essere, fino all'uscita del set Black Metal che anch'esso è basato molto sull'impatto. Sarà una bella sfida
quella di impatto tra le due categorie. In questo caso comunque il set idraulico è stato buffato veramente tanto, mi dicono, ma oltre al set idraulico sono molte altre le armi che sono state buffate. Però se noi andiamo a provare il predone metallico e lo utilizziamo contro gli zombie, noteremo che comunque la respinta che ha il predone metallico rispetto allo schiantadiga è veramente inferiore. Di conseguenza lo schiantadiga mi viene più viabile per respingere indietro Smasher, per buttare indietro insomma qualsiasi tipo di zombie, magari anche a potenza più alta. In questo caso, con neanche troppe perk di danno, al 163 non è un problema shottare i piccoletti, non è un problema shottare i mostri della nebbia, non è un problema shottare i takers, i bombaroli si fanno esplodere, i frigoriferi li ribaltiamo, i lancialtroni pure li respingiamo indietro di molto e interrompiamo pure la loro animazione. Però in una modalità tipo Endurance, tipo Frostnite, respingere uno smasher indietro di 3 tiles è una cosa veramente fondamentale, molte volte anche decisiva. Poi io parlo di tiles, ma molte volte la mappa vi predispone in modo che possiate addirittura buttarli giù, farli fare dei giri immensi buttandoli da altre parti nella mappa attraverso salite che poi non possono risalire, piuttosto che nella lava. Lo sapete, le combinazioni sono tantissime, non vi resta che sbizzarrirvi e utilizzarlo in missione. Fatemi sapere la vostra con un commento qui sotto, voglio sapere cosa ne pensate di questo lanciarazzi, se anche voi dopo questo video lo avete rivalutato. E che dire, vi ricordo solo di lasciare un bel like, vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore, per farlo vi basta inserire KinoTV nell'item shop di Fortnite. Io per oggi vi saluto, noi ci vediamo alla prossima, bella bella!